hanno dato tutti esito negativo i tamponi effettuati dall'ULS 7 Pedemontana presso la scuola dell'infanzia Angeli Custodi di Casone di Mussolente, a seguito dell'insegnante che giovedì 10 era risultata positiva al Covid-19. I tamponi, che sono complessivamente 38, erano stati eseguiti già nella giornata di venerdì. Come già comunicato, i 6 bambini direttamente seguiti dall'insegnante per precauzione resteranno comunque in isolamento fiduciario a casa per 14 giorni, in quanto contatti stretti, mentre gli altri bambini, come i loro genitori e gli altri insegnanti, non saranno sottoposti ad alcuna ulteriore misura. La scuola, la cui attività comunque non era stata sospesa, potrà continuare regolarmente la propria attività. Ringrazio il personale del servizio di igiene e sanità pubblica e del laboratorio analisi della nostra azienda per la velocità con cui sono state eseguite le indagini, i tamponi e la loro refertazione, sottolinea il commissario dell'ULS 7 Pedemontana Bortolo Simoni. Questo caso, se non altro, ha dimostrato la validità delle procedure messe a punto seguendo le linee guida regionali e nazionali. Una nota di merito va fatta anche alla scuola, sia per la collaborazione fornita, sia perché le indagini condotte dalla SISP hanno confermato l'attenzione posta al rispetto delle norme per la prevenzione del contagio. Proprio questa sensibilità evidentemente ha consentito di evitare che il contagio si diffondesse.